possiamo chiamarlo così. Okay. Ah, proprio se qualcuno lo nomi, lo chiama così, viene picchiato perché non si dice così. Però noi possiamo. Okay. Voi può. Noi può. Perché siamo passati su quel calvario che si chiama liceo scientifico. E quindi va bene. Davvero, è piacevole, tutto molto piacevole. Ah, il Da Vinci morire, non era piacevole per un cazzo. Infatti, ero ironico. No, ho fatto la caccata. Mi sa che Lo sappiamo. Ma no, Johannes, non ti ignoro. Perché dovrei ignorarti? No, dovevi dire sì, ti ignoro. Perché no, quei sì e sì non leggo i commenti. Ah, ok, no, di solito anche per ignorare, scusa. Andrek, che vuoi? Sì che vi leggo. Narotosi... Hai scritto solo Narotosi Sbetter, ti leggo. No, non vi leggo, ma porca miseria. Porca miseria, ma cioè, YouTube 101. Allora... Datemene porca affancura. Miseria, se chiedono se ci leggono, dobbiamo dire di no, perché non è vero. Mi. Se ti chiedono se sei un dio, cosa rispondi? Da che... Ghostbuster. Non sono sul tetto che gli fa Ghostbuster, non sono sul tetto alla fine che gli fa sei tu un dio? Ah no. Sì, ok. E allora muori, okay. E Nero gli fa lei, quando ti chiedo se sei un dio devi rispondere sì. Sì sì sì, ora ricordo, ora ricordo. Oh porca, è questa? La stanza la vedo pelosa. Ok, forse no. Forse no, ok. Sotto là sto cercando di leggere la chat mentre sto rischiando di morire ripetutamente. Adesso arrivo. Ecco, adesso non vi leggo perché sto facendo delle patatine fritte, ok? Siete felici? Scientifico per life. Grazie. No, infatti noi il gioco lo diamo alla fine del secondo segmento, quindi, no, alla fine del primo. Vabbè. Oh! E così. Porco! Ve lo dico per informazione, per tenere un po' i ritmi un po'. Adesso mi stanno attaccando. Cioè, non legge la chat perché ha fatto il classico e si sente tutto fighetto che lui sa il greco. Bravi! Io non mi ricordo un cazzo di greco, neanche l'alfabeto, io vi giuro, non l'ho mai imparato, neanche l'alfabeto. Non so. Ma io ho imparato solo perché giocavo a Yu-Gi-Oh, volevo capire i guerrieri magnetici. Che capito, lo sa meglio Zetto di me l'alfabeto greco. No, mi limito a quello dei guerrieri magnetici, che ce n'erano più di 4. Beh, alfabeta gamma delta Sigma forse c'era. Ma è un po' verso la fine Sigma. Fra, quelli c'erano, magnetici. Che poi tutti mi direte ma zetta, ma zetta, ma è come dire, di l'alfabeto A, B, C, U, V, Z. Non è specificato tutto, dimmi l'alfabeto. Io per sempre magnetici, quindi non mi rompete la faccia. Magnetici. Era che c'è questa diatriba in corso. È come il fatto che io dico dragonite e non dragonite. Non vedete, ma dragonite ancora, te lo posso perdonare. Non so perché. Non so perché. Perché lo pronunciavi anche te così. No, io ho sempre detto dragonite, però. Però non so perché. Non mi viene voglia di imbracciare un fucile e spararti quando dici dragonite. Boh, non lo so. Sta diventando. Ti sta morbidendo con l'età, amica. Sì, veramente, sto diventando un ometto con l'età, vero? Si inizia così, poi ci si sposta sempre di più verso il centro, poi verso la destra. È una brutta storia, politicamente. Sì. Poi si diventa democristiani. Poi si diventa democristiani. Poi... Anche a riunione sabato ho detto, tipo, diciamo che è stata una scelta decisione un po' bizzarra. E ve lo dico perché, ve lo dico così, perché sto diventando un ometto, se no... E vi direi che è una stronzata mega galattica, tipo una roba. Mac, secondo te è politically correct far sentire il pene sulla coscia a una ragazza? È consenziente? L'audio di Norri dove quando parla di democristiani? No. No. Non siete persone divertenti. No. No, mi piacerebbe, ma no. È bellissimo. Mi piacerebbe perché condivido, diciamo, però non. Però no, e non sapete che cosa ha detto, perché potrebbe anche essere. Boh, potrebbe essere. Che gli piacciono bene, male. Senza dubbio, senza ombra. Cosa di ne dubbio. Sa la gente? A proposito, non siamo oggi qui uniti per celebrare il 99esimo della rivoluzione d'ottobre. No,
No. Sì. A proposito, parliamo di cose serie, tipo io tipo domani Ciao Steve. faccio tipo le 5 di notte per vedere com'è andata la lezione in Di un America. po' tipo, Fre. Chi? Tipo. Ho detto tipo 15 volte, Hai detto tipo almeno 5-6 volte in una tipo. frase. Tipo tipo. Tipo? Tipo fotografia. Tipo. Adesso cambio, si Mubot. Ogni volta che chiamano Mubot, adesso gli faccio dire che cazzo vuoi. Invece sì, cambio. Tipo, e alla decima volta, tipo. Banne, così. No, alla decima volta gli faccio dire. Ci avete rotto il cazzo. Con Metto fuori. saltello e turbine. Mi avete rotto i leggendari tre quarti, gli faccio dire. Tipo, non l'avevo ancora detto. Oddio, eccolo lì. Danno simpatico. Ormai la gente non sa Guarda neanche più Alfa, chi sono i no. democristiani. Come no? Sì. Abbiamo già abbastanza bersagli a cui sparare, Alfa. Sono nel cuore di tutti. Allora, arena dei boss, 4 forzieri dorati, 4 power 4 power up. up. 4 stelline e 4 paperelle anche. C'erano 4 stelline e 4 paperelle Sì, no. 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 Spiace. Spiace. Spiace tantissimo. Bam bam Cazzo. bam bam bam. Spiace. Mi Chicken spiace un po'. potatoes carrots and cabbage. Quale gioco, Mario? Di quella cosa che non possiamo Ciao Lia. nominare. Che non esiste, che non è mai esistita. Babbo Natale? Forse il Babbo Natale è più credibile di quella cosa che sta Dici? parlando Mario, sì. Ma arrivo e si parla di The Pre-Sequel, così? Ciao, No. no, 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 non si Ah, parla. no, pensavo che anche quello non esiste. Scusate. Quella cosa che non esiste, l'ho capita io e altre 5 persone. Ok, perfetto. Ma non ho visto Mario. Parliamo del Molise? No, 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 parliamo non di lo The si può Pre-Sequel vedere, che per lui sennò non non ti esiste, avviso. quindi. Vabbè, Tanto ho ma appena tanto la vita scoperto rischio è la tua. Hai appena pensato, hai appena scoperto che? Non ho Gang Beats, ma lo sto Ecco. comprando. Vedi? Io non ho Gang Beast e non ho soldi. Ah, no, non facciamo Gang Beast se Che non ce l'ha schifo i nessuno. poveri! Faceva Vabbè, ma il allora non lo furbo! facciamo se non ce l'ha neanche lui apposta, cioè. No, non lo facciamo, Ah, avevo probabilmente. capito Però di. sareste pregati di prenderlo perché merita. Non Poco, salgo, giusto un Fre! pelo. Batti, che cazzo tenne? Ma porca miseria, ma sei ancora andato a battere? No, ma porca miseria. Guarda, Stile, ero qua da quando parlavano che non possono dire la roba dei democristiani, però stavo mangiando. Cioè, anche adesso sto mangiando, ma mangio più voracemente. Che? Voracemente. Avevo capito alacemente, ho detto. No, no. Agnello Allora, ai è tipo ferri. l'alacremente degli snob, alacemente. Ma che toglie i peccati del mondo? Allora, sto mangiando l'agnello ai ferri e cipolline grigliate con carote. Sfiga. Oggi mia mamma mi ha trattato bene. Invece che darti da mangiare le carrube e No, perché di la. solito posto allenamento è fettina di pollo e verdurine tattiche e cammina. La verdurina tattica con che cosa è condita? Con la salsa strategica. Cosa. Palesemente. Questo mi è piaciuto. Quindi sudore di. No. C'ha 2 minuti. Ah, È ragazzi stato miei. etichettato da Steam con l'appellativo poveraccio cronico. Vorrei ma non porto. Vorrei ma non compro. Sa che ho sbagliato. La Stratsos. Non ci sta la Stratsos. Vorrei ma non Comunque porto è quello che dice sempre un portoghese quando non ha soldi per uscire. Cosa avete parlato di bello in Di questo questo? live? Di come tagliarsi le vene, Tirope più o orrende come al solito, d'altronde. Si sa. Poi Quasi io onesto. dopo ho un argomento per Ah, è l'uncut, vero. però dopo. Per cosa? Per la parte uncut, unrated della live. Perché mi Ah, sono ok. ricordato dopo 80 live che tipo avevamo tipo una policy un tempo, perché Come d'altronde la perché tenete? dire le cose in italiano? Usiamo le cose in inglese perché Ci hanno fa fatto molto un governo così. internazionale. Esatto, esattamente. Scusa. Mamma mia, oggi che giornata. Oggi proprio politica E andata, dicevamo mamma mia. che tipo alle 10:30 si poteva incominciare a parlare di cazzi. E No, no, invece no, di cazzi ultimamente dall'inizio.
No, è che degenera. C'è stata una parentesi oscura dello show in cui parlavamo di cazzi in qualsiasi momento. Il momento di ripristinare l'ordine. Avevamo detto che fino alle 10:30 non si poteva parlare di cose oscene. Invece poi a un certo punto ce ne siamo battuti la nebbia. No, allora, come politica mi sta bene non parlare di cazzi spinti fino alle 10:30. Cazzi si può parlare. Spinti dove? Appunto. Verso che direzione? Sono le 10:10, non posso specificare. Ok. Vedi che sto imparando. Bravo. Mi regali sempre delle gioie. Ma parlavamo di cazzi. No. Non ancora. No. Papà Mac mi censura. Papà Mac. L'hai presa la lettera, Mac? Che lettera? Riperteo la lettera. Riperteo la lettera. Che lettera? Ma la letterina. Che cazzo era? Era un forobo. Stile c'è posta per te, Larry? No, era una canzone degli Scout. Ehi, dicevo, quella di tua sorella. Ah, la lettera di mia sorella. No, non l'ho più. Sembra una super cazzo. Non sono neanche andata a cercarla, per dire. Proprio no, tre. Ah, no. Ma non so chissà dove è. Mi piace. Non so. Me ne batto le balle sugli scogli di Camogli. Grazie. Bubin Shiskeji da Camogli. Per il genovese, per chi è. Per i non genovesi. Esatto. Che capiranno di sicuro. Adesso sì, adesso parlo. Batu Belinte Shiskeji. Immaginate la scena di uno che si sbatte furentemente le balle su l'uccello, una scogliera. Perché... Tra l'altro la scogliera ligure, che è molto appuntita, molto appuntita. Però... Da qualcuno dobbiamo aver preso, no? Che tipo dalle 10 a tipo le 3, tipo 30, tipo. Non bisogna tipo parlare di tipo cazzi. Tipo. Bravo. Tipo. C'era un personaggio di un cartone che parlava tipo sempre con tipo così? C'era. Vabbè, c'era Mr. Harrison che dice. C'è. No, cosa era? Okay, diceva. In italiano c'era qualcuno che diceva cioè ogni volta. Non so. In italiano cosa dice invece di Pito. Pito, vero, Pito. Sì. Pito. Vero, Pito. Che è terrificante, secondo me, rispetto a... Avete fratelli e sorelle? Meno male, no. Mac, Mac bugiardo. Ho una sorella più piccola. No, ho una fratella solo nominalmente. Non ce l'ho. Non ti devi vergognare solo perché il suo colore della pelle è diverso. No. Solo perché il tuo colore della pelle è diverso. Non sei più accettato dalla tua famiglia. Suo, esatto. Perché il suo è quello giusto e il mio no. Devo dire che Zeto ha detto perché il suo colore della pelle è, mi aspettavo più un sbagliato, che è diverso per No, l'ho già dato oggi con razzismo. Invece il colore della pelle sua è giusto, il mio. Ho decisamente dato. King of the Hill, grazie Marco. La canzone che mettiamo sempre, chissà perché io vorrei la pelle nera, no? Non ve la ricordate? Mac, te che sei vecchio. Che sei vecchio? A cagare. Che poi il gatto nero alla fine l'ha preso, Volevo il gatto nero. Lei, sono pornoattrice, quindi il gatto nero. Lei gestiva un giro di prostituzione, ho scoperto. Sì. Ma chi? Quella che cantava Vorrei un gatto nero. Volevo un gatto nero. Davvero? Come? Sì, no. L'abbiamo già fatto questo discorso anche, secondo me. Ma è diventata... No, l'abbiamo già fatto. Me lo ricordo anch'io. Ma vi prego, parliamone ancora una mezz'oretta. No, bambina non me la ricordo, cantava, sennò avrei reagito nella stessa maniera. Cantava Vorrei un gatto nero, poi è stata arrestata perché gestiva un giro di prostituzione allucinante. Sì, vabbè, ma cantava Volevo un gatto nero, lo cantava a 5 anni lo Zecchino d'Oro, però poi dopo... Poi c'era Volevo un cazzo... No... Questa è gratuita. No, questa era sono ufficialmente offeso perché questa era una battuta assolutamente gratuita. Quindi no, mi sento offeso. Era la battuta più chiamata del mondo. Più chiamata del mondo, mi sembra. Ah, e ricordiamo che c'è già. Abbiamo anche già citato una categoria di individui a cui piace la stessa cosa di cui stiamo parlando adesso, ma non abbiamo potuto dire. Non possiamo dirvi chi sono. Sono più confuso di prima. Sì. È una battuta di prima. Mi piace quando concordiamo. La rima che non potevamo fare prima, quello che non si poteva dire. Su.
Un po' la battuta di prima che hai fatto te, Norri, che devo ancora capire. Ci ho provato. Lo sai che non me la ricordo più. È che... Meno male. Era meglio così. Dona anche tu per questa battuta, così non resta gratuita. Stiamo rovinando quel ragazzo, lo sapete. Stiamo rovinando delle vite. È diverso. Era una persona seria. Qualcuno ci ferma. No, volevo un gatto nero, vai di razzismo. No, razzismo proprio, anzi, il contrario. Ecco, una cosa così, giusto per ricordarlo anche ai nuovi. Noi è reverse racism. Esatto, noi non siamo praticamente. Ah, sono morto come. Come cazzo è possibile? Ah, per la scia di sangue di Ultra Grid. Vaffanculo. Ultra Grid, Ultra Minchione. Qualcuno in chat a King li ha linkato. E comunque, bravi. La mia battuta che non avete capito. Ah, sì, ok. Quindi sei morto, Mac? Ma voi... No, c'avevo 9 vite. Ma voi non avete idea di quante pornostarci siano in giro, ne ho una come vicina di casa. Pensa a te. Ma accreditata proprio... Ma proprio sì, all'albo, proprio... Ma del tipo che anche se in posizioni basse nel ranking di Brazzers, che comunque ha un pedigree. Madonna, grazie. Oggi devo dire, ho detto delle cose. Oggi ho detto delle cose sullo tra lo sceno e visto che siamo in tema, ho detto che anche delle battute più belle che ho fatto nello show. Visto che siamo in tema e visto che avete tante carte per mutarmi, io devo spiegare l'invenzione. No, questa l'ho spiegata a Mirko l'altro giorno. Non è migliore la situazione. No, dopo l'invenzione, in una live ho proposto l'invenzione del pene con la cappella interscambiabile. Quindi non so se lo ricordavate. Sì. Che potevi mettere quella che volevi, quindi quella che sparava tipo il ghiaccio, quella fredda, quella calda, quella laser, quella trivella. Avevo spiegato. Pensate una vagina uguale, con lo stesso che funziona, esatto, che però funziona un po' in modalità tra virgolette smartphone, cioè tu quando la vedi ci swippi sopra con la mano e questa ha una rotellina che gira e una like sulla stessa e praticamente passi a quella dopo, quindi tu puoi montare questa sorta di vagina tonda, puoi montare, che schifo, i poveri, inventato, si chiama Tinder. No, proprio no, tu donna nella tua lo fai, e metti 10 tu donna 15 metti. Quelle che invece ne metti 10, 15 quante ne vuoi diverse, quindi puoi avere quella a forma triangolare, hai quella tipo con, ma chi vorrebbe una cazzo tua... Ma no, no, tu non vorresti una vagina labirinto tipo le papere? No. Esatto, oppure te ne fai una in ricordiamo egiziana, cioè però come cambia egiziano? Sono le 22:17, abbiamo ancora 10 minuti prima di poter parlare di cazzo. È venuto il profeta, che schifo i poveri, stay angry, stay poveri, grazie. Ho sempre bisogno di una tua benedizione in ogni live. Cosa, scusa? È arrivato che schifo i poveri, sì. Grande! Jury scrive, perché mi sono perso 116 cose del genere? Vedi che piace quando parliamo di queste cose. E ovviamente da lì nasce l'idea del regalo di coppia da fare alla tua coppia di amici, che regali il modulo vagina e il modulo cappella abbinati, cioè è una figata. Cioè se lei la regala a forma triangolare puoi regalare poi... Ma intendi abbinati come colore? No, abbinati come... Te ne regalo una che ha forma di trapezio, devo montarti una cappella a trapezio, cioè... Esatto. Chi non vorrebbe una vagina trapezionata? Ti ricordi quando andavi a scuola e c'era il citoplasma da... No, non mi ricordo quando andavo a scuola. È stato troppo tempo, era il mezzozoico. Là andava con la U. Io me la immaginavo più in stile... C'era gli incastrini tondi a cuneo. Esatto, balla materna che schiacciavi così. Con l'RNA messaggero. Sai, infatti dicevo, ma quindi poi da bambini, quando si giocava con le forme, tipo, no? Quando si giocava con le forme... diventerà tutto un lavoro per poter esatto. Poi non da grandi capire meglio la situazione. Fai la vagina a timina e il pene a piramidi. Fai il DNA, fai il... fai l'RNA messaggero. Fai la DNA. Ma guarda la gioia con cui l'ha detto, tra l'altro. Sono gasati mai. Che adesso poi stasera si mettono da parte in un Discord da parte. La cappella, la manina, la figa citosina. Cioè, no.
Possiamo fare tipo la separazione della live, dove io e te giochiamo a Gang Beast e loro chiudo proprio un'altra discussione che parlano di combinazioni fallo vaginali. Ma io ricordo sempre che noi avevamo pensato di fare una live a parte, nel senso, biologia però... e geometria, tutto insieme. Avete già detto, tra l'altro, cosa fa il 115? Perché sembra più... No. Vai. Allora... Così deviamo i discorsi. Ok, allora, il 115 partiamo sul leggero e un numero dispari. Ok. E vabbè, E qua ci sto. Allora, andiamo sul più difficile, ma sempre molto basilare. In realtà è un numero composto. Con i seguenti divisori. 1, 5, 23. Che è difettivo. Tanto esatto, bello. Perché la somma dei suoi divisori... Perché la somma dei suoi divisori è 29 inferiore a 115, e quindi è un numero difettivo. Hai detto è difettivo? Sì. Nel senso perché che la somma dei divisori è inferiore a 115. Esatto. C'ha i suoi problemi, i suoi punti forti, ma anche i suoi punti deboli. Poi, esatto. Iniziamo ad andare nello spesso ed è un numero tridecagonale. Ecco questo. Tridecagonale. Innanzitutto non t'ho insultato. Io ho provato a cercare cosa sia, ma mi apre la pagina dei numeri poligonali, quindi... Raga, ma è 116. E comunque, esatto, però intanto è 116. Ma no, cioè, 115 nel tuo titolo. Perché Mac è ciuccio, se dimenticato di ciuccio. L'ho già modificato. Perché non si è modificato? L'ho già modificato. Riniziamo, allora. Quindi, 116 invece.